Siamo al secondo film della serie scelta dal nostro guest director Gabriele Salvatore, un film meraviglioso, un grande film della storia del cinema di Michelangelo Antonioni, forse un po' la sua opera teorica. Io non voglio dire niente perché sono molto curiosa di capire le ragioni per cui l'ha scelto, anche se ce ne potrebbero essere appunto migliaia. E niente, ti lascio subito la parola, in caso dialoghiamo. Grazie, no, beh, abbiamo già presentato Alice Restaurant, Jules Le Gym e subito prima Fragole Sangue, quindi questo è quarto. Ma va benissimo così perché, innanzitutto l'applauso lo dovrei fare io a voi perché sono veramente, perdonatemi, commosso e molto felice di vedere le sale piene per vedere dei film che non sono gli ultimi prodotti di Hollywood, ma sono film fondamentali, no, non tutti fondamentali, ma questo sì, per il cinema in genere. E quindi l'idea, quando il festival mi ha chiesto di fare questa cosa di guest director e di trovare cinque film importanti per me, mi è venuta in mente la solita roba di se vai sull'isola deserta, che libri ti porti dietro, che è impossibile, perché non è possibile trovare cinque film che rappresentano per te il cinema, ce ne sono molti di più, ovviamente, grazie al cielo, che forse è quello che i critici, permettetemi, non è una polemica, è una affettuosa notazione, che i critici cinematografici forse dovrebbero capire che la loro idea di cinema è rispettabile ed è importante ed è fantastica, ma ce ne possono essere altre, e che il cinema è come un mare, magnum, che contiene pesci di tutti i tipi, quelli colorati ma che fanno schifo a mangiarli, quelli magari un po' più brutti come lo scorfano ma sono ottimi da mangiare, e insomma. Comunque, era per dire che quando ho scelto questi cinque film non ho pensato in una logica da cinefil o da critico cinematografico che deve quindi scegliere i cinque film più rappresentativi per lui della storia del cinema. Ho preso cinque film, neanche poi tutti, ma cinque dei film che per me sono stati importanti. Io probabilmente sarò un illuso, ma credo ancora che un brano musicale, una canzone, una poesia, un romanzo, un libro possano in qualche modo, se non cambiarti la vita, almeno farti, portarti, aiutarti a fare delle scelte che ti riguardano anche personalmente, che quindi possono influenzare la tua vita. Questi film, questi cinque film, anche questi cinque film hanno influenzato la mia vita perché, come dicevo, mi hanno impedito di fare l'avvocato come mio padre voleva. Mi sembrerà incredibile, ma vista la condizione in cui sono adesso, ma io allora avevo i capelli, sembravo uno dei Pink Floyd sostanzialmente, mio padre camminava dall'altra parte della strada perché si vergognava di stare vicino a me, ma in maniera affettuosa. Cioè, te i capelli, se li vuoi lunghi tieniteli, però non mi puoi obbligare a starti in in quegli anni c'era un'aria particolare, e questo film è il più particolare di quelli che ho scelto, perché se Jules Le Gym di Truffaut rimane forse, ecco lì sì, uno dei due tre film a cui non potrei rinunciare per tanti motivi affettivi, è importante, questo ha anche un altro capolavoro assolutamente, gli altri tre non necessariamente sono dei capolavori, però contengono un'energia, una capacità di far sognare, di far nascere delle emozioni o di farti arrabbiare o di farti pensare. Che a volte ultimamente latita, ma latita per tutta una serie di motivi, e questo film in particolare ne è un ottimo esempio di quello che sto dicendo. Un artista ha messo, non sto parlando di me, un artista non può fare altro che essere il risonante, il diapason di emozioni, pensieri, rabbie che la società o sogni che la società esprime. Non può essere lui l'inventore di questi sogni, può
come diceva Derrida, un critico cinematografico francese e psicanalista, non a caso, diceva: il potere del cinema è rievocare fantasmi, fantasmi non quelli col lenzuolo, ma i tuoi fantasmi che magari c'hai dentro e che non riesci a estrinsecare e che poi passando in una sala buia vedi proiettati su uno schermo. Ecco, però se dentro non ce li hai già questi fantasmi, chiamiamoli così, il cinema non può fare altro che registrare quello che succede. Ecco perché tante volte, ultimamente, cioè, insomma, datevi da fare anche voi, che così facciamo dei buoni film. Questo era quello che volevo dire, no, a parte gli scherzi, non voi ovviamente. E viviamo in un momento di una società molto difficile da afferrare, Bauman la definisce addirittura appunto liquida, non forte. Questo film, a differenza di altri, Fragole e Sangue, che ho presentato qui prima, Il ristorante di Alice, che sono film americani che molto portati sull'emozione e che raccontano quindi quell'epoca in maniera molto efficace, anche io mi sono ancora di nuovo ricommosso rivedendo la scena finale di Fragole e Sangue con l'irruzione della Guardia Nazionale nell'università occupata. E questo film è il film di un intellettuale importante invece, di uno che sa perfettamente controllare le emozioni, te le fa percepire, ma in maniera molto diversa, molto più fredda, ma freddo non è negativo in questo senso, molto più distaccata. Però che cos'ha? E se volete poi ne parliamo velocissimamente di tre cose più cinematografiche, eccetera. Ma che cos'ha questo film, oltre che essere un bellissimo film in cui ogni inquadratura ha una sua logica precisa, in cui niente è casuale, né il colore dei vestiti di Twiggy, né il punto di macchina con cui riprende David Hemmings, che fa le fotografie a Verushka. Però vedete, vi sto già dicendo due nomi, Twiggy, Verushka, ci sono gli Yardbirds che suonano, voleva gli Who perché spaccavano le chitarre, ma loro non hanno voluto, c'è la Londra di quegli anni, la Swinging London degli anni 60. Antonioni, da artista qual era, ha saputo cogliere, secondo me, in questo film meglio di molti altri il senso di quell'epoca a Londra. Io non so se qualcuno di voi ha l'età per cui, non so, a 20 anni si è ritrovato intorno agli anni, alla fine degli anni 60 a Londra, ma se lo ha fatto ritroverà esattamente, sono sicuro, le emozioni che ha provato. Lo ha fatto Antonioni in una maniera molto scientifica, da par suo, visto che un fotografo, il protagonista, ha seguito David Bailey, che era uno dei più grandi fotografi di allora, era il fotografo della Londra pop e dei cantanti, dei gruppi musicali di allora, l'ha seguito passo per passo per tanto tempo, per parecchi mesi, è entrato nel laboratorio di moda, nuova moda, nel senso che non solo Mary Quant, ma qualcuno si ricorderà Bibas e tutte le cose che nascevano, le prime cose di Vivienne Westwood, che poi è diventato più sul lato punk. Ma sto parlando di cose superficiali, ma che non sono così superficiali, perché anche quella moda stava cambiando fortemente il costume. È andato a sentirsi un sacco di gruppi musicali di allora. C'è un bellissimo libro, se lo trovo, purtroppo non mi ricordo il nome, ma parla del making of di Blow Up a Londra, è un diario della lavorazione, in cui si racconta che un giorno andò a questo, c'era un locale importante in una vecchia ferrovia di musica, e si suonava questo gruppo sconosciuto con uno strano nome, e c'erano a sentirli John Lennon, Paul McCartney, c'erano gli Who, questi ragazzi che salgono sul palco al buio, si chiamavano Pink Floyd, e nel silenzio di questa sala partono all'improvviso dei suoni siderali, totalmente nuovi, anche per
anche per Jagger e Richard, e lui rimane affascinato da questo. Non è un caso che in un altro film suo, Zabriskie Point, c'è la musica dei Pink Floyd. Questo per dirvi della capacità di Antonioni di cogliere quello che stava succedendo in quel momento e di raccontartelo precisamente nel film, lo vedrete dai colori alle atmosfere, però per raccontarti una sua storia personale assolutamente intellettuale, se volete, ma molto importante, e cioè se la realtà la puoi veramente afferrare o se ti sfugge. Qualcuno di voi l'avrà sicuramente già visto il film, vedrete che al centro non c'è una vera e propria storia, come spesso succede nei film di Antonioni, ma al centro c'è una fotografia e un'ipotesi di delitto che lui crede di aver scoperto. È un'idea meravigliosa, perché in questo parco che sceglie con grande attenzione, non tanto per la dimensione estetica del parco, ma pensate per come il vento si infila nel parco, a differenza di altri, e vedrete che ha un'importanza fondamentale il vento. Il vento non si vede, però si sente. E in questo parco lui crede, quel fotografo crede di aver visto qualcosa che potrebbe essere il corpo di un uomo, e allora per capire se è veramente così cerca di ingrandire questa immagine, e naturalmente più ingrandisci un'immagine fotografica più diventa puntinata, oggi si direbbero pixel, ma allora erano semplicemente i puntini della stampa, e quindi perde ancora di più la definizione, non riesce a capire se quello che ha visto è vero o no. Il tema del film è questo, finisce con una scena molto bella dove ci sono dei ragazzi un po' hippie, un po' clown, come che fanno finta di giocare a tennis una partita senza pallina, e lui si ferma a guardarli. E dopo un po' che li guarda, e anche questa è un'invenzione geniale, vedete, non c'è bisogno di effetti speciali, particolari, per rendere una cosa magica, dopo un po' che li guarda, lui comincia a sentire il rumore della pallina. E questo ci dice qualcosa a proposito del cinema. Il cinema ti può far vedere e sentire cose che al primo sguardo magari non vedi nella realtà. Allora, Blow Up con una grande musica, tra l'altro, e con un bravissimo David Hemmings, e soprattutto, per quanto mi riguarda, non solo il racconto di quegli anni che sono stati importanti per me, ma anche un omaggio a uno che considero veramente uno dei più grandi maestri del cinema. Grazie di essere qua. Bella lezione di regia e di sguardo, di lettura di computer e tutto il resto. Buona visione. Grazie.